La società civile e le comunità cristiane siano a fianco degli immigrati in un momento in cui manca il lavoro e le famiglie si dividono per rientrare nei paesi d'origine, perché non siano oggetto di situazioni di illegalità e di sfruttamento. Questo è l'invito dei vescovi del Triveneto che nel comunicato della Commissione Migrantes Triveneta riaffermano anche il diritto dell'uomo a non essere costretto a emigrare. Ecco, in questi anni ci sono stati più che posizioni di accoglienza, posizioni piuttosto di basate sulla sicurezza. Ecco, e quindi ecco, si tratta di un po' alla volta di creare questa mentalità. Ecco, ci vorrà del tempo, senz'altro, non sarà facile, ecco, ma noi pensiamo che arrivare a realizzare questa realtà, ecco, sia molto importante anche per una integrazione che diventa già dalla nascita, uno si sente a casa propria, si sente. Sono 774.000 gli immigrati nel Triveneto, la maggioranza cristiani, 53,9%, la presenza musulmana è del 32,9%, secondo i dati AIRE. A emigrare sono anche gli italiani, dal Triveneto ne sono partiti oltre 527.000. Sottolineata dai vescovi del Triveneto l'importanza della cittadinanza dalla nascita per i figli di stranieri in Italia, secondo lo Ius Soli. Ma io penso che i fatti parlino chiaro e quindi a noi, come dicevo prima, cercare di far crescere questa mentalità in modo tale che quando arriverà questo riconoscimento non sia percepito da parte della comunità civile come aver tolto qualcosa a qualcuno, ma aver integrato una realtà antropologica importante sul nostro territorio. Al centro dell'attenzione anche i profughi dalla Libia, la cui accoglienza è stata prorogata di 2 mesi. Questa proroga di 2 mesi rimanda il problema. Fra 2 mesi il problema uscirà fuori e allora o ci sarà un'altra proroga, ma che avrà fine anche questa, e bisogna trovare una soluzione. Deve essere una soluzione, io auspico, condivisa da parte di tutti che vedono una realtà di un problema, perché credo anche chi opera in questo settore, al di là del volontariato cattolico, ma come rappresentante delle istituzioni, si ponga realmente, se dico così è perché lo so, si pone realmente il problema di cosa poter fare nei confronti di questa massa di persone che alla fine di febbraio o avrà un'altra proroga o comunque sia dovrà trovare una collocazione, non dovranno essere messi in una situazione quasi certa di delinquenza.